Nella sala multimediale dei chioschi Francescani è stata presentata quest'oggi la mappa Le Vie del Mosaico, nella sua versione in app per smartphone e tablet. Attraverso un'app è infatti possibile scaricare una mappa bilingue contenente tutte le testimonianze abusive di Ravenna, antiche, moderne, e vi sono indicate anche le botteghe di mosaico attive in città, oltre a segnalare tutte le istituzioni, fondazioni e scuole che si occupano di mosaico a Ravenna. L'idea di racchiudere in uno strumento unico, costruito per i turisti e i cittadini interessati, le testimonianze del mosaico, può fare da volano al diffondere la cultura del mosaico, una tecnica ancora divisa tra artigianato e arte, con l'obiettivo di valorizzare il mosaico moderno e le botteghe degli artigiani che producono il mosaico e che oramai sono diventati veri e propri centri culturali. Durante il periodo sperimentale, l'applicazione gratuita è stata scaricata da 1.600 utenti, con picchi nel periodo estivo e natalizio, 70% in lingua italiana e 30% in lingua straniera. L'app segue le tracce della mappa cartacea, di cui lo scorso anno erano state prodotte 20.000 copie, esaurite in pochi mesi. Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti l'assessore alla cultura Ouidad Bakali, Lanfranco Gualtieri, presidente della Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna, main sponsor del progetto, il presidente del Museo d'Arte della città, Uber Dondini, e Mario Petrosino, responsabile della CNA comunale di Ravenna. L'applicazione gratuita è scaricabile su Android Market e iPhone con il nome Ravenna Mosaici.